Eccoci tornati e siamo sempre in compagnia dei nostri due dottori, la dottoressa Tina e il dottor Guido. Guido. Io ora mi dimenticavo, non sono attenta, io so, il dottore mi sgrida subito. Allora, noi parliamo insieme a loro di un bellissimo progetto che è Educhiamo al Movimento e visto che la clownterapia sta soffrendo in questo momento, come dicevamo in apertura, perché non è facile raggiungere i reparti in questo momento di pandemia, però voi avete attivato questo bel progetto. Sì. Allora, io, no, questa è la lista della spesa. Ecco, ora mi sono segnato due cose per essere Ecco, più preciso per siamo questo precisi, progetto. dottoressa, l'aiuti anche lei perché, ecco, legge. Tramite un bando della Regione Toscana, dedicato alle associazioni che fanno clown terapia, abbiamo ricevuto un contributo. Questo contributo, la dottoressa ha pensato di investirlo, una parte nella nostra formazione, nelle nostre esigenze, ma la maggior parte in un progetto dedicato ai bambini dagli 8 ai 14 anni. Purtroppo a causa del Covid i bambini sono dovuti stare relegati nelle case, hanno preso degli atteggiamenti posturali sbagliati, come quello di leggere l'iPad, di fare i compiti col Ecco, il dottore tablet. queste cose non le vuole, eh? No, 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 troppi assolutamente. iPad non va. Allora noi cosa abbiamo pensato? Facciamogli fare uno streaming posturale fatto da medici specializzati. Ah, quindi c'è uno streaming posturale che si può. Sì, abbiamo proprio tutti i medici specializzati che, a secondo delle indicazioni e dalla loro esperienza, indicano i punti fragili dei bambini. Questo progetto avviene con la collaborazione del centro Vertex. Si limita alle famiglie che magari non hanno la possibilità di accedere a visite specializzate. Comunque è aperto a tutti, mi ripeto, da bambina agli 8 ai 14 anni. Chi è interessato può chiamare direttamente il Centrex oppure scrivendo a info@lavaligiadesorrisi.org. Oh, perfetto. Oppure contattandoci su Messenger, La Valigia dei Sorrisi. Ecco, quindi tutti i modi per accedere sono validi. Ecco, e questi bimbi nei primi incontri che avete fatto, come hanno reagito a questa educazione al movimento? I bambini sono entusiasti, quando vedono una palestra dove c'è da correre, c'è da smontare qualcosa, loro partecipano subito. Però, dalla mia personale esperienza lì al centro, ho visto che problemi seri esistono in bambini, esistono, non muovono le spalle. Ora, io non voglio fare una diagnosi, Allora, la faccia, dottore, una diagnosi dei sorrisi la possiamo la può fare. fare. Allora, mi raccomando, Quanto si deve sorridere, ecco, in una lezione vostra per guarire? giocate, giocate, ricompriamo le vecchie palline di vetro. È vero, le figurine da attaccare con la colla di acqua di farina come faceva la dottoressa lei. Ecco, dottoressa, ci spieghi il gioco che fa lei. Io quando ero bambina, ma sono rimasta, ma quando ero bambina andavo all'edicola. Compravo una bustina, spesso e volentieri erano sempre le stesse figurine, ma c'era lo scambio. Allora io portavo tre figurine, ne prendevo una importante e poi la mia mamma faceva la colla, farina, acqua, e si incollava E qui insomma sull'albo. la manualità, La dobbiamo tornare un po' manualità. alla manualità. Sì, ma poi ci si inventava anche le rulle e si andava a giocare con le rulle Ecco. e poi si correva tanto.
Certo. Sicuro arriva tardi. Io, visto che ho la fortuna di avere qui con me il dottor Guido e la dottoressa Tina, vorrei, visto che, come dicevamo, non è facile andare nei reparti, però sicuramente ci sono tanti bimbi che adesso, anche c'è nella nostra zona, nel nostro territorio, una brutta bronchite in giro, ecco, avete le telecamere, non siete nel reparto, però avete le telecamere per mandare un messaggio ai più piccoli, se magari ci seguono, ecco, sicuramente un po' di TV la vedono in questi momenti di influenza, però cosa possiamo dire a questi bimbi? Un sorriso, fateglielo fare, dai, fateglielo fare. Mi raccomando, prendete lo sciroppino, altrimenti, come faceva Pinocchio, arrivano 4. Oddio, oddio. Non lo sapevi? No. Perché? Però i bambini devono guardare tanti i clown, che noi siamo vostri amici, mi raccomando, stanotte sognate me, non la dottoressa Smemory. Mi raccomando, il dottor Goghio, la dottoressa Smemory domani deve dare l'esame di anatomia. Le posso domandare per far vedere quanto è preparata? Dottoressa, dov'è il radio? Oh. Il radio. Mica ho detto teletrurio, ho detto il radio. Niente, rimandata all'esame di anatomia. Si presenta alla prossima sessione, se ce la fa. Grazie per la simpatia e davvero complimenti per il vostro lavoro a tutti i clown della Valigia dei Sorrisi. Speriamo davvero che potete tornare prima possibile vicino ai bambini, ma vicino insomma a tutti coloro che hanno bisogno di un momento di evasione, perché è importante anche quello per guarire. Grazie. Ringrazio ancora Tina Pecchiaio e Guido Bulletti. Noi con Spunti e Spuntini, la nostra prima parte, chiudiamo qui la puntata di oggi. Do adesso la linea al collega Diego D'Ippolito con Spunti e Spuntini Talk.